Mettete insieme il lago di Como, 15 wedding planner italiane e gli spazi splendidi del Grand Hotel Tremezzo. Il risultato è Dreaming of the Lake, il primo retreat in Italia organizzato da Italy Inspires e dalla sua fondatrice Andrea Naralba. Ciao, sono Andrea Naralba, titolare del marchio Italian Weddings and Events, agenzia di Londra. Mi occupo di Destination Weddings e da 2 anni ho fondato il progetto Italy Inspires, un marchio business to business dedicato all'industria del wedding nella nicchia, nel segmento di lusso. Dreaming of the Lake è il, diciamo così, il primo retreat, il primo incontro storico tra 15 wedding planner italiane. E la scelta del Grand Hotel Tremezzo sul Lago di Como non è stata una scelta a caso, è un luogo storico d'amore, un'icona di eccellenza nell'ospitalità ed è proprio dall'eccellenza che questo incontro vuole iniziare per voltare pagina e alzare il livello dell'industria del wedding italiano. Ciao, sono Anna Francisco, lavoro negli eventi da 16 anni ormai, mi occupo di wedding ma non solo, organizzo tanti eventi privati e aziendali. Sono sabauda di origine ma ormai lavoro un po' in tutta Italia e anche all'estero. Ciao a tutti, sono Roberta Torresan, vengo da Roma, lavoro su Roma come Destination Wedding Planner ma lavoro anche in tutta Italia, quindi sia con coppie italiane che coppie che vengono dall'estero e scelgono di sposarsi in Italia. Faccio tantissimi matrimoni che io chiamo di ritorno perché sono italiani che sono andati a vivere all'estero, le loro famiglie sono andate a vivere all'estero e tornano a sposarsi nel loro paese di origine. Buongiorno, sono Sara Carboni, titolare della Sara Events, agenzia di organizzazione matrimoni in Sardegna e in Italia. Mi occupo prevalentemente di destination wedding nella mia terra, in Sardegna, e di matrimoni in tutta Italia. Buongiorno, io sono Monica Balli, vengo da Firenze. Mi occupo di eventi sia corporate che private da oltre 15 anni. La nostra clientela è prevalentemente straniera, quindi da ogni parte del mondo, ma adesso lavoriamo anche con gli italiani, sia in Italia, e quindi la copriamo tutta, sia in determinati hotspots esteri. Io sono Monia Re e sono di Cuneo. E lavoro in tutto il nord Italia prevalentemente. Sono una wedding planner ma organizzo anche eventi aziendali e quindi il mio core business si divide tra matrimoni ed eventi. Sono Silvana Di Miso, titolare di eWedding o eWedding come dicono gli stranieri. Lavoro principalmente in Puglia, anche se diciamo 30% dei miei matrimoni quest'anno soprattutto sono anche in Italia. 30% sempre stranieri e 20% di destination wedding. Mi chiamo Alice, sono la titolare di Sposiamovi insieme a Silvia, che oggi è qua con me. Sposiamovi nasce nel 2006 e con l'intento di organizzare matrimoni per coppie straniere che scelgono ovviamente la nostra bella Italia come meta per il loro sogno. I nostri clienti sono principalmente coppie americane ma anche inglesi, libanesi, coppie di Hong Kong, Singapore, insomma lavoriamo praticamente con quasi tutte le nazionalità del mondo. Mi chiamo Sara Pietrelli, lavoro come Senior Event Producer per Chic Weddings in Italy. Abbiamo un ufficio, per così dire, virtuale, nel senso che siamo su Londra, Amsterdam e Venezia e lavoriamo prevalentemente sul territorio italiano dal 2006 con clienti prevalentemente stranieri. Ciao a tutti, mi chiamo Alessia Santa, sono titolare dell'agenzia White Emotion che ha sede a Milano e mi occupo prevalentemente di matrimoni e poi di eventi privati e organizzo eventi in tutta Italia, quelli che adesso va tanto di moda a chiamare destination weddings, per cui mi rivolgo a una clientela straniera e italiana che decide di sposarsi fuori dal loro luogo di residenza. L'incontro umano tra 15 donne che hanno voglia di cambiare, di lavorare per dare qualità all'industria del wedding. Siamo qui anche per conoscere il territorio, il lago di Como. Molte di noi che già lavorano nel destination wedding conoscono molto bene l'area, però ci sono altre colleghe che sono qui da tante parti d'Italia e che sono insomma curiose di conoscere tutto ciò che il lago di Como ha da offrire, ma soprattutto quello che il Grand Hotel Tremezzo ha da offrire per i propri ospiti internazionali. Partecipo a questa iniziativa perché penso sia importante condividere
scambiare opinioni e esperienze con colleghe di pari calibro italiane per cercare di fare sempre meglio. Le esigenze del settore sono quelle di azzerare il più possibile l'improvvisazione e arrivare a un tasso di professionalità pari a quello che i nostri colleghi offrono all'estero. Ho accolto l'invito della mia collega Andrea Nar con molto piacere ed entusiasmo. Non ero mai stata sul lago di Como, quindi per me visitare l'hotel, il Grand Hotel Tremezzo e visitare il lago è stata una grande occasione, perché moltissime coppie mi chiedono il lago di Como e quindi la vivo come un'opportunità. Un'opportunità anche però di fare network con le mie colleghe. Siamo tutte italiane, molte di noi lavorano nel destination wedding ed è stato molto interessante conoscere persone con cui interagiamo sui social e invece viverle poi in un'experience come questa. Sono qui per fare network, per fare sistema con le mie colleghe. Approfitto di questa occasione per ringraziare Andrea Nar e Italy Inspire, che ha avuto la geniale idea di riunirci qui sul lago di Como, al Grand Hotel Tremezzo. Penso che sia una grandissima occasione per noi colleghe qui in Italia di fare appunto sistema, quindi di incontrarci, di conoscerci, di confrontarci, ognuna con le proprie esperienze, parlando appunto del proprio territorio. Sono occasioni di grande crescita personale e professionale. Italy Inspire secondo me ha fatto una bellissima cosa, perché spesso ci sono professioniste che vengono da diverse parti d'Italia che non si conoscono, e quindi avere l'occasione di conoscersi, di confrontarci, di condividere esperienze, dubbi, perplessità, per crescere, perché la finalità è sempre quella di crescere, di migliorare, secondo me è una cosa veramente bella, difficile da fare, nonostante si sia tutte molto felici di essere qua, e quindi la vediamo come un inizio veramente per una grande cosa. Un'iniziativa come questa ha un valore inestimabile, perché in realtà per la prima volta in Italia c'è una persona che è una wedding planner, quindi è peraltro una mia cara amica, che è Andrea Albanar, che ringrazio, che ha deciso di riunirci tutte insieme, intanto 15 wedding planner di valore, di spessore, 15 ad esempio, diciamo, ok? Che possono portare un esempio, che in questa realtà si mettono a confronto, si mettono a nudo, e questo è il grande valore aggiunto, che si riassume in condivisione totale, che è già iniziata ieri e che quindi è stata molto interessante, perché molte realtà diverse spalmate su tutta Italia, anche se nello stesso settore, hanno strade diverse per arrivare poi al risultato, all'obiettivo. Ho deciso di venire qui perché la mia svolta professionale in passato è stata data da un'occasione di confronto che ho avuto per la prima volta con colleghe che io ritengo professioniste. Quando Andrea, che ringrazio tantissimo di avermi scelto insomma in questo parterre, mi ha appunto paventato l'ipotesi di un ulteriore confronto, io non ci ho pensato due volte, perché è dal confronto che nasce lo sviluppo, e quindi senza questo confronto non ci sarebbe crescita. D'altronde questo è un lavoro nuovo, un lavoro che non ci ha insegnato nessuno, un lavoro che comunque non ha uno storico, se non chiaramente quello dato appunto dalle colleghe che fanno questo lavoro da 20 anni, ma che si sta sviluppando soprattutto in questo periodo e sta prendendo declinazioni diverse, tali per cui non confrontarsi sarebbe probabilmente rimanere fermi o rimanere indietro. È un settore attualmente sicuramente molto popolato e molto nutrito, tuttavia si riscontrano delle grandi difficoltà e spesso anche una carenza di professionalità. E quindi noi oggi siamo qua per discutere con delle professioniste che sono operative da anni, quelle che possono essere le difficoltà, come poter migliorare il settore, come apportare maggiore qualità e maggiore professionalità in un settore che sicuramente la richiede con fermezza e decisione. Abbiamo deciso come agenzia di partecipare a questa iniziativa perché crediamo che sia importante unirsi a livello di wedding planner italiane per rafforzare appunto la nostra presenza e il nostro valore sul territorio, soprattutto come percezione per quello che
interessa appunto una clientela straniera. Ho deciso di partecipare a questo evento per il quale ringrazio sicuramente Italy Inspires e Andrea per il coinvolgimento, perché uno dei grandi bisogni che noi abbiamo in Italia è sicuramente quello di fare network. Le agenzie che partecipano sono tendenzialmente piccole, per cui uno dei grandi bisogni che noi abbiamo è proprio quello di confrontarci in maniera sincera e onesta, di fare network, e il mio personale obiettivo qui è decisamente di imparare da colleghe che anche ritengo molto più brave di me.